parlo di queste cose, onestamente mi viene un fremito di sdegno, perché ammazza un signore che si chiama Filippo Vannucci. Direte voi, chi è? Non era nessuno, era un egregio signor nessuno. 90 anni, aveva 90 anni questo signore. E nello stesso giorno ammazzano un'altra persona di cui il sacerdote non riporta il nome, però lo chiama il figlio di Luigi Vannucci, il figlio di, mi ricordo il padre, di Luigi Cervini, adesso non lo so ricordare, quindi non sanno neanche il nome, però c'è una espressione in latino, che è sconvolgente, adubera matris. Sapete che significa? Che stava prendendo il latte dal seno della madre, quindi era un bambino di 2 mesi, penso. Allora io la domanda che faccio a voi, e che mi sono posto anche io, a cui non ho trovato risposta, onestamente. Ma quale insidia per i francesi potevano avere un vecchio di 90 anni ed un bambino di 3 mesi, di 9 mesi? E questa era la civiltà, il progresso e il benessere che i nostri amici d'oltralpe erano venuti a portare nel nostro paese? Ma andiamo avanti, perché c'è di peggio. Continuando la strada, si arriva di Solaviri e abbiamo quella situazione che, di cui parlava Don Alfredo Di Stefano, ottima persona che veramente varrebbe la pena di conoscere. Anzi, Claudio, possiamo invitare tutti quanti il 12 di maggio lì a Solaviri, perché è una cosa che riguarda non solo quella città, ma a mio avviso riguarda tutta la nostra, quella che è stata la nostra terra. Ad Solaviri, il 12 di maggio, il giorno di Pentecoste, arrivano i Giacobini che si ritirano, se ne vanno verso Roma, penetrano in paese, e che cosa fa?